Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di. Oggi parleremo di High School DxD con un ospite ormai si può dire che sta diventando quasi fisso nelle nostre nei nostri video, un secondo simbionte. Nightmare. Allora, buonasera raga, buonasera. Ho detto bene, High School DxD. O ha un nome più preciso? Sì, High School DxD. DxD, ok, a posto. Allora, allora, no, più che altro no, si chiama solamente High School DxD. Ok. Iniziamo un po', dai, iniziamo un po' a parlare di questo, di quest'anime. Ok, questi qua sono praticamente i personaggi principali, giusto? Vedi? Non mi carica l'immagine, aspetta. Un momento, molto bene. Ok, sì, sono tutti i personaggi principali. Ok, perfetto. Allora, diamo un po' un input a questo video, dai. Che cos'è High School DxD? Come inizia? Vai, racconta un po'. Vabbè, alla fine è un classico harem, non c'è una storia molto molto complicata, nel senso non ha delle storie complesse, ok? Non è come un High School of the Dead, appunto, per citare un harem che ha storie complicate un po' per quanto riguarda la backlore dei TG. C'è poco da dire, alla fine la storia inizia che c'è questo ragazzo, praticamente va a scuola e sta con due suoi amici, e improvvisamente appare una ragazza. Se non ricordo male, la ragazza si chiama Yuna, adesso non è presente nell'immagine perché appunto considerato un PG secondario, e questa ragazza invita il protagonista e Seiyudo ad uscire. Escono, fanno un appuntamento, e tutto bene. Il ragazzo il giorno dopo, o tipo il lunedì, torna a scuola, e appunto i suoi amici sono invidiosi qui e là, e allora fanno un altro appuntamento con la ragazza. La ragazza alla fine dell'appuntamento sembrava strana perché appunto gli fa svariate domande e alla fine gli domanda moriresti per me? E Issei resta un po' sconvolto dalla domanda. La ragazza si trasforma in demone, acquisisce la forma demoniaca diciamo, gli tira una lancia sul petto e lo uccide. Issei qualche momento prima, qualche giorno prima, aveva visto Ries nella finestra del suo studio. Issei sarebbe il ragazzo con i capelli marroni lì dietro. Sì. Ok. Quindi è il personaggio principale, praticamente. Sì, sì, è il protagonista. Ok. Vede Ries che sarebbe la ragazza con i capelli rossi qui in primo piano. Sì, esatto. Ok, cosa succede? Praticamente Arias ha suscitato interesse, va avanti così diciamo la trama. Dopo che Issei è stato colpito e sta per morire, appare Arias dietro di lui davanti con un cerchio magico diciamo, no? Gli appare davanti, gli dice tu vivrai, madonna non so parlare stasera, per me. Allora, siccome i signori dei demoni, perché meglio chiamarli così perché non c'è un nome in realtà adatto per Rias o per gli altri comandanti, hanno a disposizione gli stessi numeri della scacchiera, come 8 pedoni, 2 cavalli, un re e cavolate varie. Rias non aveva ancora pedoni, quindi Rias sacrifica 8 pedoni per Issei per salvarlo, perché se no non poteva salvarlo. Ed è così che comincia la storia di High School DxD, le varie avventure e cavolate varie. Come funziona la scacchiera? Vabbè, praticamente è la stessa cosa della scacchiera normale, solo che praticamente sta scacchiera tu sacrifichi un pedone ogni volta per una persona. Però se la persona ha una condizione particolare, nel senso che è proprio combinata malissimo, come lo era appunto Issei, devi usare più pedoni per resuscitarlo. Quindi Rias appunto li ha usati tutti su di lui. Hai detto scacchiera, quindi c'è anche una torre, un alfiere, un cavallo.
Sì, in poche parole sarebbero tutto il resto dei bigi dietro, come ad esempio Kibe è un cavallo, se non ricordo male, no, lui è un arciere, poi c'è Casper che no, lui è proprio un caso a parte, particolare, che è proprio già così dalla nascita, Koneke è una torre, il 6 vabbè, gli 8 pedoni, Asia, se non ricordo male, beh, oddio, non ricordo che cos'è Asia, sincero, scusate. E poi tutto il resto dovrebbero essere il resto delle pedine. Hai dato più o meno un input a questa alla trama. Iniziamo un po' a vedere qualche personaggio. Ok, chi è costui? Lui è Kiva. Che ruolo ha nella scacchiera? Praticamente. Ho detto dovrebbe essere l'alfiere, se non ricordo male, e appunto è stato trovato da Ries durante una tormenta di neve che oramai era tipo stata abbandonata dalla famiglia. Quindi stava per morire e appunto gli appare davanti Ries e gli dice tu vivrai per me la stessa Lord disse e da allora fa parte della scacchiera di Ries. Ok. I suoi poteri non ha molto di particolare, usa una spada con cui può lanciare dei fendenti e mi sembra manipoli l'energia. Niente più niente. Quindi, quale bestia gli daresti? Così da far capire un po' il livello del personaggio. Sono di livello molto molto basso. Io gli darei proprio, se dobbiamo esagerare, un Tatsumi di Akame ga Kill inizio serie senza l'armatura. Se vogliamo usare un PG di Naruto. Mi sa che stompano tutti, perché appunto non è immune ad arti magiche o ninja. Precisiamo questa cosa. I personaggi di questa serie sono anime. Sì, sono tutti anime, Quindi non ho scartato. praticamente sono come i personaggi di Bleach. Più che altro sì, però hanno una forma fisica quindi puoi toccarli, perché appunto essendo ancora metà umani, quindi non del tutto demoni, mantengono anche la loro parte umana. Però Ok, no, hanno altrimenti sviluppato. i colpi fisici erano del tutto inutili contro personaggi del genere, come per esempio quelli di Bleach, un colpo di Goku non potrebbe fargli nulla. Esatto, che non potrebbe percepirli, rilevarli o vederli, esatto. Ok, allora, passiamo ad un altro PG. Chi è costei? Ah, Irina Shido. Praticamente l'amica, però, di infanzia di sei, però, che lui credeva fosse un maschio, fino a quando non è apparsa a casa sua. Lei è in realtà è una classificata ad essere un angelo, quindi proprio letteralmente il contrario di Sei e tutta la banda. Appunto loro nascono come nemici, quando si vede la serie nascono come nemici, però solo che dopo svariati combattimenti contro anche gli angeli stessi, contro gli angeli caduti, Irina si allea con la squadra di Rias. Michelangelo, che sarebbe appunto il comandante degli angeli, il signore dei demoni, che sarebbe il fratello di Rias, fanno un patto appunto di pace perché si scopre un imbroglio dietro causato dagli angeli caduti e quindi fanno questo segno di pace che loro danno Irina a Rias e permettono a Xenovi ed Asia di pregare. Questo lo diciamo quando vediamo Xenovi e Asia la precisazione. Questa che ruolo ha nella scacchiera? No, non fa parte della scacchiera. Lei, come ho detto prima, è una cosa a parte. Personaggio contro chi lo metteresti? Ma allora, lei ha dei poteri angelici anche di rigenerazione e di più può manipolare l'energia. Al massimo, proprio al massimo, essendo che c'è la manipolazione dell'energia, la metterei contro un Goku. Del primo torneo quando è contro il maestro Muten. Kid Goku, allora.
Torneo 22. Torneo 22 o 21? Se non ricordo male, il 22 quando è contro Master Roshi, quando è travestito. No, perché il 21 è quando si trasforma in Nozaru. 22 è quando combatte contro Tenzing. E il 23 è quando combatte contro Piccolo. No, allora direi più da 22, perché sennò sarebbe un po' troppo basso, quindi rinascomperebbe. Ok. Passiamo ad un altro personaggio. Vabbè, Io ci sarei. personaggio principale. Qui Esatto. ci siamo anche in mezz'ora. Sì. Ok. Ah, vabbè. Avevo Ok. detto la maggior parte all'inizio, quindi Non ho capito, scusa. facciamo un breve. No, abbiamo detto la maggior parte della sua lore all'inizio, volendo si può fare un piccolo riassunto. Ok, parlami di questo personaggio. Vabbè, questo personaggio è il solito classico ragazzo pervertito, chiamiamolo così, ossessionato dalle tette, proprio letteralmente. E appunto la sua lore inizia con questa ragazza, come ho detto prima, lo uccide, qui lì. Dopo che riesce, lo resuscita naturalmente, come ogni anime ecchi, che High School DxD praticamente al limite dei hentai, cosa succede? Si sveglia e trova Ria snuda nel letto. Naturalmente c'è un patatrac in casa, e poi Ria tramite la manipolazione mentale convince i suoi genitori che è una cosa normale. Comunque comincia l'avventura di Sei e Rias, affrontano vari nemici e lui comincia a pigliare vari power-up, però ce n'è uno in particolare che l'ha reso famoso. Appunto, il suo potere si chiama Drago Rosso Scarlato, Drago Scarlato, Drago Rosso, ha questi tre nomi, però c'è il soprannome che è chiamato Oppai Dragon per un motivo. Praticamente stavano contro uno dei nemici secondari della serie, però che faceva parte di, che stava insieme ad un PG primario, che appunto è la sorella di Koneko, Kuroka, e praticamente per ricevere questo power-up suona come dei campanelli, proprio detto così, suona come dei campanelli, capezzoli di Ries. Ok, i sei quando indossa l'armatura del drago rosso, drago scarlatto, a quali poteri accede? Ma più che Po altro accede ad poteri una e forza abilità. fisica enorme. Accede ad una forza fisica enorme, più che altro può accedere ad una modalità Berserk, appunto quando Asia viene buttato nel confine dei due mondi. Lui va in modalità Berserk e distrugge un po' tutto. Infatti che neanche Vali riesce, che sarebbe il drago bianco, a competerci contro. Riesce ad assorbire i suoi poteri, però questo l'ha fatto in precedenza. Appunto il drago rosso può acquisire i poteri di ciò che rompe, diciamo. Praticamente Vale aveva perso un pezzo dell'armatura, il Sei lo rompe con la mano destra del suo drago e acquisisce il potere di Vali. Quindi diciamo che è una copia del potere limitata. Quindi la sua abilità primaria è quella di copiare le tecniche degli altri. No, primaria no, perché appunto c'è la condizione che deve prendere e rompere con mano, oppure ci sono sbagliate occasioni. La sua cosa primaria è appunto la velocità, la forza e la manipolazione dell'energia. Ok. Quale personaggio metteresti contro? Goku, penso Saga Saiyan. Saga Saiyan però la seconda parte contro Nappa e Vegeta. Quindi praticamente gli stai mettendo contro un 20.000 su per giù. Ok. Sì. Super così. Ah, però è così forte, è un planet praticamente. Sì, se non ci arriva ci vuole pochissimo, letteralmente, ma comunque si sarebbe un bello scontro quanto riguarda Goku o Vegeta verso C6, però naturalmente quelli della saga Saiyan. Ok. Passiamo ad altri personaggi. Chi è questa tenera ragazza? Non è una ragazza. È un ragazzo. Sì, è un ragazzo, si chiama Casper. Perché così? Ha vari complessi. Praticamente lui considera le ragazze carine e si veste come una ragazza. Oddio. Va bene, ne dobbiamo parlare per forza. Lasciamo.
Lasciamo perdere, forse è meglio. Ok, sorvoliamo un po' questo personaggio che è molto simpatico, però non mi ispira. Ha qualche potere speciale? Riesce a bloccare il tempo, però per un Ah no, potere addirittura. limitato, cioè per un tempo limitato, però. Ok, passiamo ad un altro personaggio, magari ne arriva qualcuno di bellino, vediamo un po'. Ok, è arrivata una bella, dai. Zenobia. Questo è Praticamente lei. Akeno. No, Zenobia. Ok, dai, io conosco solamente Rias e Akeno, basta, è finito. Ma chissà perché conosciamo solo io, sa che Eh, sai ero. perché? Non lo so. Boh. Ok, Vabbè, comunque. racconta un po' questa simpatica ragazza. Chi è? È una Beh, lei ragazza. praticamente. Sì, è una Ah, ok, ragazza. Si perfetto. vede dal lato sopra, si vede che è una Sì, ragazza. vabbè, ma può Dettagli, darsi pure che è finto sopra, però. No. ormai mi aspetto di tutto, hai capito? Vabbè. Vabbè, comunque è una ragazza, però precedentemente compagna di Rina, prima di accedere alla scacchiera di Rias. Ok, perché stiamo inquadrando punti. Ok. No, no, Comunque ho è una ragazza inquadrato che meglio per far praticamente. vedere un po' la ragazza in faccia com'è, altrimenti vediamo solo le cosce. No, non sono un maniaco, sono un pervertito, ma non maniaco. Ok. Vabbè. Una parola di conforto, dai. Comunque, questa ragazza era precedentemente la compagna di Rina. Praticamente erano entrambe due persone al servizio degli arcangeli. Solo che questa ragazza in uno scontro muore e appunto viene resuscitata da Rias. E per questo appunto ha tantissimi complessi, che poi vengono risolti naturalmente dopo lo scontro e il patto fra il Signore dei Demoni, il fratello di Rias, e l'arcangelo Gabriele. Praticamente dopo di ciò, Xenobia acquisisce vari poteri. Anche lei, come Kiba, un alfiere, entrambi combattono con una spada. Hanno entrambi la manipolazione del Ki, solo che Xenobia ce l'ha un po' superiore, diciamo così. Ok, quale avversario metteresti contro? Lo stesso di Kiba, però solo che Tatsumi con l'armatura proprio all'inizio, quando l'acquisisce, io lo metterei contro perché appunto ha leggermente un AP superiore a Kiba. Quindi usa un personaggio di Dragon Ball. Un personaggio di Dragon Ball. Oddio, quelli di inizio serie non saprei, perché appunto l'unico che usa la spada, da come ricordi, che può essere abbastanza forte, è Toppa Pai. Quindi non so se paragonarlo a lui effettivamente. Quindi in linea generale i personaggi di High School XD, sono tutti nella prima serie di Dragon Ball, a quanto pare. Sì, più che altro perché poi Dragon Ball si distacca troppo in forza. Appunto, l'unico a competerci è 6, perché già dalla saga Saiyan sono tutti Planet Level. Mentre per quanto riguarda High School DxD, si sale da un Casper, appunto, che ha praticamente zero potere distruttivo, però può bloccare il tempo per un periodo limitatissimo, ai 6, che va quasi ad un planetario. Questo Casper più che altro è in stile Guldo. Sì, più che altro sì. Ok, passiamo ad un altro personaggio. Magari peschiamo qualcuno di altrettanto carino. Vediamo un po'. Vabbè, dovrebbero esserci tutte ragazze adesso. Speriamo. Almeno ragazze vere, Ateno. precisiamo. Ateno. Ecco. Ok. Chi è Allora, costei? È una lei ragazza. è una ragazza. Ok, perfetto. È la tavola da sfiro della serie, però è una ragazza. Ah, è perfetto. No, perché vedevo un po' di pianeggiante qui. Esatto, è la tavola da sfiro. Ok, chi è questa ragazza? Si chiama Koneko ed è praticamente il cavallo Della della scacchiera scacchiera. di Rias. Sì. Non ha nessuna storia in particolare, a parte che era un gatto randagio, proprio nel vero senso della parola, tramutatasi in umana per arcani motivi che boh, non so.
insieme a sua sorella Kuroka. Solo che sono state divise, c'è stato un po' di rancore. Però se dobbiamo entrare nei dettagli dovremmo pigliare l'ambito novel, però noi dobbiamo parlare soltanto dell'anime. Lei entra nella scacchiera di Rias perché appunto lei non muore, non è come Xenovia Odyssey. Entra soltanto nella scacchiera perché appunto è stata l'unica a darle una casa, praticamente. L'ha accolta letteralmente come un gattino randagio abbandonato per strada. Oh, carina la storia. Non ha poteri particolari, ha soltanto una forza fisica paragonabile a Goku inizio serie, 21° torneo Tenkaichi. Ah, giusto per dargli qualcosa. Sì, subito dargli un avversario. Ma secondo me anche di meno. Possiamo anche fermarci ad un Goku inizio serie, più che altro. No, Quel vabbè, Goku Goku. versus Yamcha, quel nel deserto. Penso che stiamo anche bene lì. Beh, oddio, no, Goku non riesce a rompere del vetro temperato, lei mentre riesce a sollevare fra un po' una casa tranquillamente, modo di dire, però un vetro temperato lo rompe facilmente. Ricordati che comunque il Goku resiste ad una sparata di Kalashnikov. Sì, lo so. Perciò. Lei resiste praticamente ad una roccia, si può dire mezza collina addosso. Quindi penso sia peggio di un Kalashnikov. Ok, passiamo ad un altro personaggio. Sperando che arrivi qualcuno un po' più formosa, vediamo un po'. Vabbè, Sì. questa me l'hai data tu, io non c'entro. Non riuscivo a trovare foto decenti, non ci posso farlo. Ok, dai, chi è costei? Sì, Argento. Non credo proprio. È troppo biondo. Vabbè, si chiama Asia Argento nella novel, nell'anime. Ah, sì. No, Sì, si chiama Asia Argento. che capata. Sì. Ok. Pure io quando ho sentito all'inizio Asia Argento ho detto, Infatti, pensavo alla figlia di Dario. No. Ok, raccontami un po', questa ragazza cosa fa, perché lo fa, dimmi un po' tutto. Questa ragazza viene incrociata vestita da suora al parco da Issei. Appunto cominciano da lì perché si scontrano cavolate varie. Issei viene incuriosito da questa ragazza. Questa ragazza un giorno venne ritrovata in una chiesa, anche perché Rias avverte Issei che quella ragazza ha il potere di guarigione, ha una specie di rosario che le permette di guarire tutte le ferite. Ed è cercata da sempre il demone, da Yuna, se non ricordo male sempre il nome, che uccide Issei. Appunto, arriva in questa chiesa, Asia muore, e quando mai, una tragedia sto cavolo d'anime. Asia muore e Issei praticamente va in mezzo berserk. C'è una frase che un po' rimbomba nella testa, anche perché è abbastanza ambigua, dice se Dio non mi vuole allora pregherò il diavolo, e dice... Ti prego, fammi colpire questa puttana almeno una volta nella mia vita, e colpisce Yuna, sciottandola Cioè, malissimo. che linguaggio bello che hanno in quest'anime. Sì, poi arriva Cioè, Rias. è Sì, consigliabile ai bambini di under 8. proprio un anno. Il tuo figlio appena nato lo metti davanti ad Sì, XD. infatti, vuoi imparare a parlare? Guarda di XD. Esatto. Ok. Comunque, arriva Rias, che però aveva tenuto nascosta una cosa ai sei, ed è una cosa che non ho voluto dire manco io. In realtà lei ha usato sette pedoni e non otto, e ne gli era rimasto uno, appunto lo dà ad Asia. Ok. Ah, è il solito retcon de delle serie. Che non è Sì. vero che ha fatto 8, invece sono 7 perché uno l'ha conservato in extremis, vabbè, le solite cose degli autori. Quanto è potente questa ragazza? Niente, ha solo potere di guarigione. Quindi è solamente una guaritrice. Sì, è un supporto più che altro. Ok, passiamo ad un altro personaggio. Vabbè, Akeno, dai.
Ciao, Keno. Lei è quella con la lore più complicata. Cioè? Praticamente lei è figlia di un angelo caduto e un demone. Ah, un misto. Sì, è un misto. È appunto discriminata proprio per quello. Perché appunto, essendo un incrocio, non viene vista bene né dai demoni né dagli angeli, manco dagli angeli caduti. Tanto che sua madre muore e lei resta da sola. Suo padre non la considera e ha un po' una storia complicata assai. Appunto, l'unico con cui riesce a confidarsi, a parte Rias, è Issei. Però lei è un demone già dalla nascita, quindi non fa parte della scacchiera. Ok. Poteri? Poteri riesce a manipolare i fulmini, praticamente le tempeste. Ah, agenti atmosferici. Qual è il suo livello? Suo livello, per citare un anime esterno, sarebbe opportuno metterla contro una delle due sorelle Yamai, perché appunto entrambe hanno questo azio di controllare le tempeste. Ok, come potenza contro chi me lo metteresti? Ovviamente insieme di Dragon Ball, ormai rimaniamo in Dragon Ball. Ormai rimaniamo in Dragon Ball. Altrimenti dovrei chiedere di One Piece, però lì è anche un po' opinabile, poiché in Ma One Piece ci sono i frutti che non sono, pavo, non sono api, ma sono fattori Axe, quindi nemmeno si può calcolare. Naruto, esatto. possiamo fare Naruto se vuoi. Naruto direi un Naruto appunto pre saga della guerra, saga dell'ottava guerra, quarta guerra, scusami, che l'ottava, sono andato avanti di 20 secoli. Guerra ninja. Addirittura. Sì. La Pre-quarta guerra. quarta guerra. No. Sì, pre-quarta guerra. Perché appunto Il non. pre tu che intendi? Scusami, il pre è quando non ha ancora il controllo della volpe. Sì, più che altro la mettere contro Naruto Berserk Mode, fra molte parentesi, quando ancora non riesce a controllare del tutto Kurama. Quindi praticamente la saga di Pain. Quindi un massimo. Naruto dovrebbe essere livello città, super giù. Sì, è City più o meno. Quindi sì. Quindi la ragazza può distruggere tranquillamente una città. Sì. Ok. Passiamo ad un altro personaggio. È rimasto solo un riesso, penso. Ecco qui. Ok. Buongiorno. Personaggio principale della serie, praticamente. Senza di lei non ci sarebbe stato un Issei, una storia, una scacchiera, eccetera, eccetera. Ok. Qui ci stiamo per mezz'ora. Qui è veramente mezz'ora ci stiamo. Ci sarebbe tanto da riassumere, ma tanto, tanto, tanto. Infatti, tanto tanto, non ti preoccupare. Comincia a parlare e ti stoppo io tra 2 ore. Ok. Allora, lei praticamente è la figlia del Signore dei Demoni, poi morto o decaduto, comunque una cosa del genere, è sceso dal trono e appunto passato il potere a suo fratello. Lei ha dato il via a tutta la storia, come hai detto tu, ha trovato i vari personaggi dispersi per qua e là, come per esempio nel caso di Koneko, Issei, Asia e il resto. Lei praticamente non è cresciuta come un demone barra una bambina normale, perché ha avuto sempre una potenza e delle misure fuori dal normale. Quindi la sua vita è stata un po' complicata, tanto che alla fine decide di ribellarsi in parte, ed andare nel mondo reale per acquisire appunto un suo esercito, e l'esercito è composto dai personaggi precedentemente visti. Dopodiché, varie peripezie, Rias si attacca molto ad Issei, soprattutto ad Issei, perché appunto lo vede come il suo ragazzo ideale, quando mai come il suo ragazzo ideale. Fortunato il ragazzo allora. Praticamente tutte dietro di lui stanno, forse. L'unica che non ci sta dietro è la madre di Rias.
Ah, peccato. Ma come? Peccato perché sai, l'età stuzzica. Sì, l'età porta esperienza, come si suol dire. Quindi tutti, Comunque. anche quel mezzo ragazzo in certo senso, ma non mi ricordo come si chiama, Casper. No, Kiba, no, non ci Kiba, sono gli eh? Yao, non ci No? sono gli Yao. No, no. Ah, e non va Anche se. bene, bisogna No. modificare la trama. No, anche se la maggior parte delle volte, tipo, Rias e Asia si divertono a fare queste immaginazioni, appunto, succede lo sclero più totale. Ah, no, com'è brutto. Bruttissimo. Appunto, poco fa, quando cercavo la foto di Kiba, mi è uscito subito la foto della Scandella Nobel con il mezzo yaoi. Ho detto No, no, che no, no, la volevo inviare, ma ho detto meglio di no. infatti, ma ti avrei fatto saltare il video. Ok, Comunque lei questa ragazza, questa bellissima rossa, che poteri ha? praticamente ha tutti i poteri del Signore dei Demoni, però diminuiti, può controllare la mente, manipolare lo spazio limitatamente che è intorno, teletrasporto, cerchi magici, come può manipolare il ki sotto forma oscura. È presente tipo come Kid Buu che lancia la bolla rosa, ecco, diciamo che è quella parte lì. Kid Buu. Ah, sì. Ok. Quella è la stessa identica cosa. Poi Come personaggio, è un personaggio guerriero oppure è un personaggio, come dire, ha i poteri ma sta seduto? no, è un personaggio che combatte, si mette quasi sempre Atletico, in capito? Quello dico io. È un personaggio che è talmente axato che non c'è bisogno che si alza dalla sedia. No, no, non è così esageratamente axato. Quello è il fratello che sta fermo e cancella dall'esistenza le persone. Lei ancora non ha acquisito quei poteri. Ah, ok. Quindi deve ancora sudare, alzare un po'. Sì. Ok. Comunque è una roba fillerissima che esiste soltanto nell'anime. Acquisisce anche lei il drago rosso nell'ultimo episodio di XD. Perché appunto si incazza perché i sei la chiama sempre presidentessa o Buccio, meglio dire Buccio. Riesce soltanto a perdere quella Berserk Mode, perché appunto era Berserk Mode, quando i sei la chiama Rias. Il suo livello quale potrebbe essere? Sempre riferito ad un personaggio Dragon Ball? Dovrebbe essere superiore a D6 nella forma drago, quindi Quindi sempre un Goku. Vegeta? Un Sempre Vegeta Saga Goku. Saiyan? Esatto. Un Goku barra un Vegeta. Come ti devo dire? Nelle regole di Dragon Ball, la potenza distrugge le Axe. Sì. Se questi personaggi messi nelle regole di Dragon Ball avrebbero la meglio con i personaggi di Dragon Ball, cioè ti spiego meglio. Tu hai detto che manipolazione dell'energia, cancellazione dell'esistenza, eccetera. Sì. In Dragon Ball, se sei più forte dell'avversario, non hai l'effetto di quell'attacco. Sì. Come si può vedere quando gli Akaishin, cioè Beerus, eccetera, usano il potere dell'Akai, della distruzione. Però, dato che il personaggio ha il PL più forte, non viene distrutto. Sì, esatto. Quindi, Praticamente questo. come dicevo, una distinzione di forza. Esatto, se il personaggio è forte, l'effetto dell'attacco non va in porto. Ma ora questo che dico io, dico, hai parlato di manipolazione della mente, eccetera, eccetera. Questi personaggi, e me l'hai messo contro dei personaggi, precisiamo, avrebbero l'effetto contro quel personaggio? Cioè, Allora, per se esempio, se tu mi parliamo. metti Rias contro Vegeta, il suo power level supera quello di Vegeta, cioè la manipolazione di quelle tecniche ha effetto su Vegeta. Ma più che altro, se ci atteniamo alle regole di Dragon Ball, ci sarebbe da
discutere sul fatto se il controllo della mente abbia o meno controllo su Vegeta. Perché appunto, come vediamo nella saga di Babidi, che è molto inferiore a Rias per quanto riguarda la potenza, No, però... sì, lui si fa controllare, che Sì, si fa lo controllare fa, in si fa parte. controllare perché vuole riavere di nuovo l'istinto del Saiyan. Sì, Dar esatto. Darbura è la stessa cosa. Darbura si fa controllare perché... Vuole acquisire più potenza, se non per ricordo. acquisire più potenza. Anche gli Sì. altri, solamente, anche Spopovic, anche tutti quanti, quelli che si fanno controllare, lo fanno per avere più potenza. Ecco perché Babidi può essere anche uno, potenza 1, però ha la magia che dà parecchio potere. Quindi automaticamente non puoi mettere questo come esempio. Già ti ho snobbato all'inizio, No, io volevo capito? dire, se vedo un Vegeta che si fa controllare da Babidi che è a livello 0, no? Ma se pigliamo un Axe di Rias che è molto più potente, come andrebbe a finire? Perché la domanda che mi faccio io stesso, se Rias ha un Axe che appunto arriva quasi al planetario, e mentre Babidi ha un Axe che è a livello muro, che forse manco ci arriva, Vegeta riuscirebbe ad essere controllato? È una domanda che faccio sia a te sia a quelli che ci stanno seguendo in live, me la faccio anche io stesso. Ti dico, solamente se Vegeta sottovalutasse quell'attacco, ti dico, perché automaticamente significa che ha la guardia abbassata o non tanto alzata da potersi proteggere del tutto. Però il fatto è che quello di Rias è diverso da quello di Babidi, come quello di Babidi colpisce causando bene o male dolore, non è istantaneo, perché appunto Vegeta si cerca di ribellare, mentre quello di Rias è istantaneo. Lei ti vede, ti guarda dritta negli occhi anche senza guardarti negli occhi e ti manipola la mente. E il problema è che non so se Vegeta avrebbe tempo di capire ciò che sta succedendo. Sempre parlando del Vegeta Saiyan, cioè Saga Saiyan. Sì, Saga Saiyan, ma se pigliamo anche un po' tutta la generalità di Dragon Ball a parte Super GT, perché Super GT superiamo un po' troppo l'asticella. Ok. Abbiamo parlato un po' in generale, cioè in generale ora. Più che altro abbiamo parlato di tutti i personaggi della serie. Sì, principali. Ok, ultima domanda, quanti episodi e stagioni dura quest'anime? Allora, episodi non ti so dire di preciso, perché se non ricordo male sono 12 a stagione, quindi 48, e ha 4 stagioni. Io prima di iniziare ho letto un po' in giro che c'è anche la Season 5. No, la season 5 ancora non è stata confermata, perché appunto seguo l'anime, seguo la novel. No, da come sono non è stata confermata. Sono anche nel canale Telegram che passa le notizie per quanto riguarda anche School XD. Si vociferava di una season 5 che doveva essere adattata nel 2022 a settembre, quindi per gli anime E autunnali. com'è terminata la season 4? Cioè che... In realtà il vero finale della serie è nella season 3 quando Rias va in Berserk, perché appunto la season 4 è un intermedio fra la seconda e la terza serie, quindi si chiama season 4 Hero, perché appunto si chiama High School XD Hero, però sarebbe una stagione 2.5 in Ah, ho capito. regola. È posta come in timeline tra la 2 Sì. e la 3. Quindi sì, sarebbe una serie 2.5. Quindi diciamo che la quinta stagione partirebbe dal finale della terza. Si partirebbe dal finale della terza, anche se il finale è un mezzo filler. Ho capito. Perfetto, dai. Abbiamo parlato di questa serie, abbiamo parlato un po' dei personaggi, abbiamo fatto uno spoiler, che dici? Ah, troppi spoiler no, a meno che qualcuno non abbia iniziato la serie, cioè non deve iniziare la serie, però non ho detto nulla della novel, almeno quello. Ok, abbiamo detto che parecchio ecchi, quindi va bene. Al limite dell'entai, letteralmente. Sì, infatti, perché mi ricordo un po' parecchie scene, praticamente Rias sempre nudo. Cioè, No, non praticamente. sa cosa sono i vestiti, va Proprio lei ha la particolarità che non riesce a dormire con i vestiti, si spoglia.
Vabbè, fa bene. Certo. Ok, dai, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, cioè 40 minuti più che altro. Abbiamo parlato un po' di questa serie, di quest'opera, di quest'anime. Speriamo abbiamo dato un input a chi ci ha seguito di iniziare a vedere un po' quest'anime. Così magari torneranno a vedere il video e diranno cosa ci avete consigliato, perché fatevi i cavoli vostri. Mai più, non staremo mai più a sentire dei vostri suggerimenti. Non è imbarazzante, però abbastanza cringe. Infatti, si cade anche un po' troppo nel trash, perché un po', ovviamente, un po' troppe tette fuori. È un po' troppo trash, Esatto. dai. Ho preferito evitare alcune parti, come ad esempio su Akeno, che è meglio evitare Sì, lo perché so. ci sarebbe un Instaban. No, ma conosco il personaggio, perciò ti dico che conosco solo Akeno e Rias. Ok, dai. Ringrazio a tutti per chi ha seguito questa live. Soprattutto ringrazio per chi vedrà questo video, sperando che sia arrivato fino a questo punto. Se non ha cambiato prima, se hai cambiato prima, hai fatto bene a cambiare. Benissimo, direi. Ricordo a tutti, per chi volesse seguire l'attività, può trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, Twitter, no, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, di tutto e di più. Ok, ringrazio Nightmare per averci spiegato la trama e i suoi personaggi. Ok. Vabbè, ringrazio te anche. Praticamente sto diventando un Kanze 2. Sì, infatti, ti ho detto, sei un nostro secondo simbionte. Vabbè, come si chiamava l'altro simbionte con Carnage, se non ricordo male. Carnage sarebbe solamente il figlio di Venom. Sì, praticamente. Quindi sì, in linea temporale con la Classic, sarebbe il secondo simbionte, perché è figlio di Venom. Va bene, parecchi lo considerano il figlio, parecchie, come si dice, parecchie versioni. Poi altri invece lo considerano proprio il superiore di Venom, vabbè. Sì, vabbè, praticamente sì, è molto superiore rispetto a Venom, ma magari con questo facciamo un'argomentazione a parte. Ok, perfetto. Ringrazio a tutti, alla prossima.